Benvenuti allo Shabbakadei, uno spin-off che si svolge in preparazione del grande evento che si terrà in primavera. Ora ci prepariamo ad ascoltare il direttore Marco Rubettino, che ci parlerà di cultura industriale e manifatturiera. Grazie e buon ascolto. Buongiorno a tutti, benvenuti alla sesta edizione di Shabbakadei, della manifestazione che Rubettino organizza ormai dai 6 anni. Do il benvenuto in particolare alle scuole, al liceo Galilei, liceo scientifico Galilei di Lamezia Terme. Ringrazio la dirigente, professoressa Goffredo. Saluto anche l'Istituto di Istruzione Superiore Costanzo e ringrazio la dirigente, professoressa Mongiardo. Saluto anche il maresciallo dei Carabinieri, che è venuto a salutarci per questa manifestazione. Come sapete, Shabbaka quest'anno è una manifestazione in versione ridotta rispetto al programma tipo, che di solito si svolge in 3 giornate. Quest'anno è stato concentrato il tutto in una giornata ed il tutto qui presso le industrie Rubettino. La motivazione, la potete immaginare, è legata all'incertezza della pandemia Covid, che non ci ha consentito di pianificare appunto gli eventi su 3 giornate. Il programma di oggi, brevemente, questa prima parte è dedicata appunto alle industrie che si aprono al pubblico, quindi per essere visitate nella parte di produzione, nella parte degli uffici, ed è particolarmente dedicata alle scuole, come dicevo. Noi da sempre abbiamo questo legame molto forte con il mondo della scuola, sin dalle origini, ma da sempre curiamo con particolare attenzione questo rapporto, perché riteniamo che sia fondamentale la diffusione della cultura d'impresa tra le nuove generazioni. Invece nel pomeriggio alle 15:30 ci sarà un interessante dibattito tra il professor Domenico Talia e il professor Mario Caligiuri a proposito di intelligenza artificiale e vita quotidiana. Alle 17:30 invece incontreremo gli artisti Stefan Alber e Rachele Maestrello ed Alessandro Fonte, che sono i curatori del Parco Carta, il nostro parco di arte contemporanea del gruppo Rubettino, che per chi era presente lo scorso anno ricorderete, avevamo annunciato l'avvio di questo nuovo progetto e oggi prenderà forma con il primo passo, che appunto verrà presentato dagli artisti insieme a me, Florindo ed Emilio Leo, che è il nostro art director. Alle 18:30 invece ci sarà Fabio Andina, autore di 2 libri di successo con Rubettino, La Pozza del Felice e Sei tu vicino, che dialogherà insieme al nostro direttore editoriale Luigi Franco. Quindi sarà una giornata molto intensa. Prima di andare a visitare le industrie Rubettino, vi voglio brevemente raccontare, soprattutto ai ragazzi, ai docenti, che ringrazio per aver accompagnato i ragazzi e per essere presenti qui, voglio raccontare brevemente chi siamo, cosa facciamo e qual è la nostra storia. Rubettino è oggi costituita da 2 aziende, Rubettino Editore, che è la nostra casa editrice, che si è ritagliata uno spazio importante nel panorama editoriale italiano, e Rubettino Print, invece, che è l'anima industriale dell'azienda, che produce e sforna i libri sia della casa editrice, ma come vedrete, come vi racconterò tra poco, produce i libri per tanti altri editori italiani e soprattutto si occupa anche di altre divisioni.
Rubettino, quindi possiamo riassumere il gruppo come un gruppo che opera nel mondo dell'industria grafica, del packaging e dell'editoria. L'azienda è stata fondata nel 1972 da Rosario Rubettino, da mio padre, quindi il prossimo anno l'azienda festeggerà i 50 anni di attività. Mi voglio soffermare un attimo sul fondatore, perché ci sono degli elementi che a mio avviso importanti per i ragazzi. Rosario Rubettino avviò questa attività a Soveria Mannelli nel 1972, in una Soveria Mannelli ancora più periferica di quello che oggi. Mancavano strade di collegamento ad un certo livello, mancavano una serie di servizi di base. Inoltre non disponeva di alcuna risorsa economico-finanziaria, era figlio di un cantoniere dell'ANAS e di una casalinga, però era animato da una fortissima motivazione a fare qualcosa di importante nel campo dell'editoria e della cultura. E questo suo sogno, accompagnato da un forte spirito di sacrificio, forte voglia di fare, di costruire, ha fatto sì che pian piano nel tempo desse vita ad un'azienda che oggi, in seguito anche al lavoro successivo mio e di Florindo, è riuscita ad arrivare a certi livelli. Quindi questo per dire che a volte le cose, anche se non ci sono, sembrano impossibili, si possono costruire dal nulla. Si possono costruire dal nulla con una preparazione di base, naturalmente, che ci vuole sempre, altrimenti diventa tutto più difficile, ma anche e soprattutto con grande volontà, facendo sacrifici e applicandosi molto. Oggi l'azienda dal 1972 ha fatto tanta strada. Vi do qualche numero, anche se non sono proprio del tutto aggiornati, ma oggi le due aziende occupano circa 90 persone in uno stabilimento che visiterete di 12.000 metri quadri. La casa editrice pubblica circa 300 novità all'anno e il catalogo ha superato anche le 5.000 titoli, forse anche i 6.000, credo, quindi questo non è aggiornato. Le due aziende insieme fatturano poco meno di 10 milioni di euro. Come vi dicevo, oggi alla guida ci siamo io e Florindo. Ecco, Rubettino Print, parliamo prima di Rubettino Print. Rubettino Print opera in quattro divisioni, che sono advertising, labeling, packaging e publishing. In italiano è stampa commerciale, stampa per etichette, stampa per il packaging e stampa per l'editoria. Quindi nel giro che farete vedrete questa varietà di prodotti che vengono realizzati dall'industria Rubettino, quindi troverete astucci per il mondo della cosmetica, dell'agroalimentare, della farmaceutica, troverete tanti libri, come dicevo, prodotti per Rubettino Editore, ma anche per altri editori, troverete stampe commerciali, cataloghi e altri strumenti di comunicazione, troverete anche le etichette di carta per le acque minerali, per il mondo comunque delle bibite. Questo è lo stabilimento visto dall'alto, e qui c'è una breve rassegna di possibili prodotti del packaging, dell'advertising, etichette ed editoria. La caratteristica di Rubettino è che ha sempre avuto un rapporto molto forte con il territorio, quindi sin dalle origini Rosario Rubettino ha scommesso di realizzare questa impresa qui a Soveria. A volte ci chiedono: ma perché non vi siete trasferiti magari in luoghi che dal punto di vista magari dei collegamenti
possono essere più accessibili. In realtà la nostra idea è che questa azienda deve stare qui a Soveria, deve realizzare quello che fa a Soveria e cercare di fare crescere un'intera comunità. Quindi cresciamo noi, ma insieme vogliamo che cresca la comunità, appunto in un rapporto binario tra impresa e territorio. E in questo rapporto con il territorio siamo stati anche abbastanza pionieri dell'immateriale, dell'immaterialità e dell'identità incorporati nel prodotto, nel senso che abbiamo realizzato dei prodotti, ma ci siamo preoccupati anche di pensare e di realizzare, di progettare la parte immateriale dei prodotti. Risorse umane, l'altro diciamo aspetto importante dell'azienda. C'è stato sempre un legame molto forte tra l'azienda, tra la proprietà e le risorse umane, quasi un binomio inscindibile. Abbiamo un turnover bassissimo in azienda, cioè quasi mai, se non per motivi eccezionali, si interrompe un rapporto di lavoro. Molti dei nostri collaboratori che avevano iniziato con mio padre adesso stanno raggiungendo la pensione, quindi questo è anche indicativo di un'azienda che cerca di curare, oltre al business, oltre agli aspetti produttivi, anche una relazione importante. Siamo stati pionieri anche, adesso va molto di moda, no? Sostenibilità, ambiente, un po' è diventato l'argomento per tutti, per le aziende, per le scuole, per le comunità. In realtà noi ormai da molti anni, ad esempio, realizziamo... riusciamo a soddisfare il 55% del nostro fabbisogno energetico con il fotovoltaico, quindi con il sole, ed si tratta comunque di un'azienda abbastanza energivora, nel senso che consumiamo un importante numero di kilowatt all'anno, e quindi riusciamo a risparmiare quasi 260 tonnellate di emissioni di CO2 all'anno. Ma abbiamo fatto tanto anche in termini di riciclabilità, a parte che tutto quello che facciamo è 100% riciclabile, perché lavoriamo la carta, e quindi in tutte le divisioni, sia che essa editoriale che packaging, tutto viene riciclato al 100%. Siamo certificati FSC. FSC è una catena di custodia della materia prima, quindi le carte che noi utilizziamo sappiamo che provengono da foreste controllate, e siamo in grado di dimostrare tutta la filiera, quindi anche questo è un elemento importante. Naturalmente abbiamo le certificazioni 9001 e 14000 di processo e ambientale. La nostra casa editrice, abbiamo detto, pubblica circa 300 titoli all'anno ed si è ritagliato uno spazio importante nell'editoria di nicchia, soprattutto nella saggistica, ma non solo, anche nella narrativa. Giulio Sapelli qualche anno addietro disse, a proposito di Rubbettino, a proposito della casa editrice, ma ovviamente si estende a tutta l'azienda: qui ho ritrovato gli ideali olivettiani della mia giovinezza. In libreria incontro i libri Rubbettino e sulla carta geografica scopro che Soveria Mannelli è su abbarbicata sulla Sila, e che in mezzo allo sfasciume pendolo di cui Giustino Fortunato mi parlava sempre dai suoi libri, un manipolo di pazzi, nel senso sapienziale greco del termine, contro quello sfasciume lottava. Quindi la casa editrice ha sempre, da Soveria Mannelli sfornato cultura in tutti i settori. L'azienda ha sempre innovato ed è cambiata, quindi reinventando processi, prodotti, e anche nel dibattito culturale è sempre
sempre dato il proprio contributo, così come ha dato un contributo importante in tema di responsabilità sociale. Sono tantissimi libri sulla legalità, anche su questa cosa adesso va tanto di moda pubblicare libri su 'ndrangheta, mafia. Rubettino lo fa dagli anni 80, abbiamo pubblicato tantissimi libri su questi fenomeni criminali. Ci sembra doveroso farlo, essendo l'azienda in Calabria. In passato abbiamo fatto un progetto Green Books, cioè abbiamo per ogni titolo pubblicato abbiamo piantato un albero, e via dicendo, vari altri progetti. Ricordo anche, a proposito sempre diffusione della cultura della legalità, l'iniziativa Non bacio le mani. E poi abbiamo contribuito sempre alla diffusione di un pensiero critico e battaglia di idee. Nel nostro catalogo potete trovare autori diciamo, parliamo di in termini politici, di estrema sinistra e di destra, quindi non abbiamo mai, diciamo, caratterizzato il catalogo editoriale con una sola linea, perché siamo convinti che dal dibattito, appunto dalla contrapposizione delle idee, possano nascere cose positive in maniera continua. E quindi anche la casa editrice riteniamo che abbia contribuito allo sviluppo del territorio locale. E infine Sciabaca, che è l'iniziativa della casa editrice che ci accompagna da tanto tempo, e il rapporto con la comunità di cui ho già detto, e il rapporto con il mondo della scuola al quale teniamo molto. Nel 2019 l'azienda è stata premiata dall'Orienta Giovani Nazionale di Confindustria come migliore progetto Orienta Giovani, quindi questo ci ha riempito di soddisfazione, perché aggiudicarsi un premio a livello nazionale sicuramente è importante. Basta, non vi annoio più, non mi dilungo. Questo è in sintesi quello che facciamo. Vedrete sul campo, facendo la visita, un po' tutto quello che vi ho raccontato. Il messaggio che voglio lasciare ai ragazzi è appunto questo, che da un'idea, da un sogno, come è stato magari il sogno di mio padre di realizzare qualcosa di importante, può prendere vita, si può costruire per sé e per gli altri. Quindi non aspettate che le cose vi vengano, come dire, vengano portate o vengano realizzate da altri, ma potete diventare voi parte attiva di un percorso di crescita, di sviluppo, perché anche se non ci sono le condizioni di base, si possono sempre creare, anche in un contesto difficile come quello dove viviamo noi in Calabria. E la dimostrazione è questa azienda, che da 50 anni ci prova con grande caparbietà e grandi sacrifici. Grazie. Allora, dal punto di vista invece organizzativo, facciamo due gruppi, quindi un gruppo attende qui, intanto fa una pausa, e il primo gruppo verrà accompagnato da Cesare Silipo alla guida dell'azienda, dopodiché alla visita dell'azienda. Dopodiché ritorna il primo gruppo e invertiamo e va il secondo gruppo. Grazie, a dopo, buona visita.